Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa prima assemblea tematica di Adesso Trieste. È veramente un piacere avervi qua, anche se purtroppo non in presenza fisica ma a distanza. D'altronde il periodo che stiamo attraversando lo impone. Speriamo veramente di poterci incontrare presto anche di persona, ma intanto iniziamo con questa prima appunto assemblea tematica di Adesso Trieste, che è il nuovo spazio politico cittadino nel quale vogliamo promuovere insieme a tante e tanti altri un'economia più equa, un contrasto serio alla crisi climatica, la sicurezza sociale per tutte e tutti e nuove forme di partecipazione e di cooperazione. Abbiamo iniziato soltanto da 2 settimane, ma siamo già in 150 aderenti ad Adesso Trieste, tante donne e uomini che hanno voglia di dare il proprio contributo per rendere Trieste un luogo più ricco, più accogliente, un luogo nel quale si possa anche decidere appunto di restare o di tornare a vivere. La strada ovviamente che dobbiamo fare è lunga, non si fermerà certo alle elezioni amministrative del 2021, alle quali comunque ovviamente vogliamo partecipare attivamente e vogliamo fare in modo che i nostri temi e la nostra proposta di cambiamento radicale ma pragmatico diventi l'agenda cittadina dei prossimi 5 anni e non solo, ma appunto il nostro percorso non si fermerà al 2021, andrà ben oltre, perché la nostra intenzione è fare in modo che questo spazio politico diventi uno spazio di partecipazione permanente in città, aperto 365 giorni all'anno, e che in varie forme, anche nei rioni, quotidianamente, dia il proprio contributo per rendere appunto Trieste un luogo migliore. Pensiamo che queste trasformazioni, che questo cambiamento possa essere promosso soltanto insieme alle persone, non soltanto per le persone, e questo è il motivo per cui abbiamo deciso fin dall'inizio che il nostro programma amministrativo, le nostre proposte, saranno costruite appunto insieme a chi vorrà dare un contributo attivo a questo percorso. Questo è il motivo per cui oggi iniziamo a parlare di ecologia, un tema che ovviamente è al centro sia delle nostre preoccupazioni, ma direi soprattutto della nostra visione ottimista per il futuro, perché siamo convinti, poi Giulia e Federico, che appunto sono i referenti, i coordinatori dell'Assemblea tematica dell'ecologia, lo diranno meglio di me, ma siamo convinti che il cambiamento che vogliamo portare in città non sia soltanto una reazione alla crisi climatica, alla crisi ambientale, ma sia anche una grande opportunità per costruire una qualità della vita migliore per tutti, ritmi di vita e modalità appunto di vita in città migliori per tutti. Per fare questo oggi iniziamo a discutere di alcuni temi che per noi sono molto importanti, parlando di alcuni esempi concreti, non solo anzi uno sulla città di Trieste e altri 2 dall'esterno, ma di questo vi parleranno meglio gli altri. Quello che mi preme specificare è che questo è solo il primo momento di ascolto, nel quale in realtà in questo caso ci rivolgiamo verso il nostro esterno, ma poi a partire da questo appuntamento, nel quale appunto anche chi ci sta seguendo in diretta su Facebook potrà intervenire con domande, spunti, considerazioni, a partire da questo momento appunto chiunque vorrà dare un contributo potrà farlo in maniera operativa, costruendo appunto dei sottogruppi che a partire da questa assemblea tematica svilupperanno poi i singoli punti che caratterizzeranno il nostro programma e la nostra azione politica nei prossimi mesi e speriamo nei prossimi anni. Vi saluto di nuovo, vi ringrazio per essere connessi in così tanti e tante, e lascio la parola a Giulia Massolino. Buonasera a tutte e a tutti. Da cosa nasce l'esigenza di creare un'assemblea tematica sul tema dell'ecologia? Nasce principalmente dal desiderio, cioè dal fatto che riteniamo che sia giunto il momento di affrontare veramente il problema della crisi climatica e l'impatto che questo avrà sulla città di Trieste. Fino ad oggi il problema è stato sminuito, addirittura negato dall'amministrazione locale, o è stato affrontato dicendo che richiedeva dei sacrifici enormi e che comunque non sarebbero bastati i sacrifici locali. Adesso Trieste invece ritiene che sia doveroso che si agisca anche a livello locale per dare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, e soprattutto ritiene che questo vada fatto migliorando comunque la qualità della vita e il benessere dei cittadini, quindi rifiutando la retorica del fatto che sarebbe un sacrificio troppo grande farlo, e iniziando a muovere dei passi concreti e seri per andare in una direzione completamente diversa. Questo noi abbiamo delineato intanto degli obiettivi di massima, che poi, come diceva Riccardo, andranno delineati con dei punti programmatici più puntuali. E all'interno del manifesto di Adesso Trieste, che potete leggere sul sito adessotrieste.eu, ci sono degli obiettivi appunto generali che sono stati suddivisi per ciascuno dei temi considerati in obiettivi a breve, medio e lungo termine, quindi 1, 5 e 10 anni. Questi obiettivi riguardano sostanzialmente tutti gli ambiti in cui l'amministrazione comunale ha dei poteri di intervento, che sono ad esempio la gestione dei rifiuti, la riqualificazione energetica, la mobilità e la gestione del verde pubblico. E questi sono sostanzialmente 4 sottotemi molto ampi, all'interno dei quali poi durante il percorso dell'assemblea andremo ad approfondire alcuni punti più specifici, anche a seconda degli interessi, delle disponibilità e delle competenze degli aderenti all'assemblea. Quindi appunto, come si diceva, questo appuntamento sarà più frontale. Dai prossimi appuntamenti invece le aderenti e gli aderenti ad Adesso Trieste avranno opportunità di partecipare in modo veramente concreto alla costruzione del programma, mettendo a disposizione le loro competenze e collaborando insieme per costruire un futuro migliore per Trieste. A parte questo lancio di oggi con cui diamo il via all'assemblea, abbiamo già individuato dei primi passi che faremo prima del nuovo anno. E in particolare il 5 dicembre, ordinanze permettendo e se la situazione sanitaria lo consentirà, ci vorremmo fare una passeggiata conoscitiva con le aderenti e gli aderenti, in modo da iniziare a costruire un po' il gruppo, iniziare a conoscerci meglio, capire appunto disponibilità e competenze e formare anche dei sottogruppi che possano approfondire dei temi specifici. Questo quindi sarà sabato 5 dicembre la mattina. Il 16 dicembre abbiamo previsto invece un altro incontro che, dopo diciamo l'apertura e la visione che ci daranno oggi i nostri ospiti sulle possibilità di intervento, faremo il punto su quello che attualmente esiste nel Comune di Trieste dal punto di vista dell'ecologia e come e dove si può andare a intervenire, quindi sarà un incontro un po' più tecnico. Dopodiché partiremo con una fase di partecipazione online, quindi useremo delle grandi lavagne virtuali, dei post-it virtuali e inviteremo tutti gli aderenti ad aderire in questo modo, prendendo spunto da delle tecniche delle scienze sociali per arrivare a definire bene i problemi e soprattutto delle possibilità di intervento. Su questo vogliamo essere sicuramente molto concreti e con delle proposte puntuali, ma vogliamo anche veramente andare alla radice dei problemi, quindi andare a scardinare dei circuiti rinforzanti che si sono venuti a creare negli ultimi anni o decenni in città, e quindi per creare veramente un cambiamento radicale e profondo che vada poi ad avere delle conseguenze importanti. Detto ciò, io passerei la parola a Federico, anche co-coordinatore insieme a me dell'Assemblea Tematica Ecologia, che ci presenterà i nostri ospiti di oggi. Un attimo, salve, buonasera a tutte e tutti. La scelta di oggi è partire vedendo delle buone pratiche, no? È importante far tesoro di quello che viene fatto a Trieste, migliorarlo, supportarlo e viene fatto in altre città. Allora, il primo ospite che abbiamo invitato è Valerio Montieri. Grazie Valerio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Valerio Montieri è milanese, vive a Milano, architetto, esperto nella progettazione nelle tematiche ambientali e della mobilità, in particolare della mobilità ciclistica. L'abbiamo invitato perché Milano negli ultimi 6 mesi, ha fatto dei cambiamenti veramente straordinari. Poi Valerio ve li ricounterà, ma ve li anche mostrerà con delle foto e con dei video molto importanti e straordinari nel tema della promozione della mobilità ciclistica e della mobilità pedonale. Però facciamo un passo indietro, perché cosa è successo a Milano e cosa non è successo a Trieste in questi ultimi 6 mesi? Ad aprile, in pieno lockdown, è emerso un problema che riguarda tutte le città europee e non solo, cioè che con la riapertura poi della vita normale dopo il lockdown, quello che è avvenuto poi a maggio, fine maggio, a giugno, ci sarebbe stato un grosso problema, il necessario distanziamento sociale che abbiamo dovuto tenere, che stiamo tenendo in maniera molto forte in questi giorni, avrebbe messo in crisi sicuramente il sistema di trasporto pubblico su autobus a Trieste, e quindi questo avrebbe creato un grosso problema sulla mobilità, perché tutte le persone che normalmente, quotidianamente usavano l'autobus per spostarsi in città, se non avessero avuto delle alternative sostenibili, quindi promuovendo la ciclabilità e la pedonalità, si sarebbero trovate costrette ad utilizzare l'auto, e quindi aumentando i problemi già grossi in alcune città di traffico, di inquinamento, di problema nel trovare dei parcheggi. Ora, ad aprile, in molte città italiane e in moltissime città europee si è affrontato questo problema in maniera molto seria, iniziando a costruire dei piani di mobilità post-Covid per adattare alla mobilità delle città, per, come dire, diminuire il più possibile questo sbilanciamento nella mobilità. Anche a Trieste noi una rete di associazioni ha fatto presente al comune che si sarebbe dovuto agire in quel modo. Il comune non ha fatto nessun piano, e quindi dal 2 al 12 maggio questa rete di associazioni ha costruito un piano per la mobilità post-Covid di Trieste in maniera partecipata. Abbiamo fatto un progetto di base, abbiamo aperto appunto 10 giorni di partecipazione, alla quale hanno partecipato quasi 1400 cittadini, e assieme a questi cittadini abbiamo costruito una serie di proposte molto concrete, di breve termine. Il nostro arco temporale era chiedere al Comune di Trieste, al sindaco di Piazza, che entro settembre fossero adottate delle misure proprio per promuovere nei cittadini la possibilità di muoversi in sicurezza e con comfort a piedi in bicicletta. Abbiamo fatto anche un questionario con i cittadini ed emergevano dei dati abbastanza preoccupanti e interessanti. Da una parte il 43% dei triestini che avevano risposto al nostro questionario dicevano che avrebbero utilizzato meno l'autobus, quindi confermando quella che era la nostra preoccupazione e quello che stiamo vedendo adesso. Anzi, adesso addirittura la Regione, un'ordinanza della Regione, sconsiglia alle persone di utilizzare l'autobus. Contemporaneamente però il 33% delle persone che rispondeva diceva che se avesse trovato degli spazi pedonali migliori, con più comfort, volentieri avrebbe utilizzato i piedi per muoversi in città, e addirittura il 43% diceva che avrebbe volentieri, in una situazione di maggior sicurezza, utilizzato la bicicletta per muoversi a Trieste. Ora noi abbiamo appunto a maggio chiesto al Comune quindi una serie di interventi, delle bike lanes, delle corsie ciclabili per promuovere la ciclabilità, delle zone 30 per promuovere la ciclabilità in maniera diffusa, con maggior sicurezza, l'allargamento dei marciapiedi, costruire una serie di aree pedonali, in particolare nei rioni periferici o attorno alle scuole, per garantire maggior distanziamento sociale alle persone, ai ragazzi, ai bambini che andavano a scuola, e anche per promuovere la pedonalità. Purtroppo siamo rimasti inascoltati, ci troviamo oggi a trovare una situazione in ambito urbano, nelle strade di Trieste, che è la stessa situazione che avevamo a settembre, ad aprile, quando eravamo in pieno lockdown. Non è successo dappertutto così, in alcune città invece sono state fatte delle scelte molto coraggiose, e per questo abbiamo invitato Valerio Montieri per raccontarci cosa ha fatto il Comune di Milano in questi 6 mesi, da aprile, quando tutti quanti ci si interrogava su come gestire il problema Covid, della mobilità nel periodo post-Covid. Quindi a te la parola, Valerio. Sì, grazie mille. Innanzitutto complimenti, perché appunto oggi ho dato un'occhiata veloce al vostro documento, l'ho trovato un documentone, nel senso un documento molto approfondito, sia sulla parte partecipativa che poi sulla parte diciamo di proposte, per cui davvero complimenti, insomma, da volontario di associazione so bene che questo vuol dire portar via tempo agli affetti, al lavoro, eccetera, quindi va sempre apprezzato. Ditemi se vedete le slide. Sì, le vediamo, grazie. Okay, perfetto. Niente, appunto Federico mi ha chiesto, e lo ringrazio, di raccontare, appunto io mi occupo di progettazione della ciclabilità da un punto di vista professionale, ma oggi diciamo vi parlo da utente, vi parlo da persona che abita a Milano, in particolare proprio dietro sostanzialmente Piazzale Loreto, quindi dietro Corso Buenos Aires, in una zona che ha comunque una mobilità e una viabilità automobilistica sempre molto forte e, diciamo, impegnativa da un punto di vista dell'uso della bicicletta. Cos'è appunto successo? È successo che ancora nel periodo del lockdown, quindi tra aprile, se non ricordo male, soprattutto a metà aprile, il comune ha cominciato a ragionare su una serie di assi ciclabili e sulla possibilità di aprire gli spazi della strada all'utilizzo della bicicletta e dei pedoni. Lo ha fatto in maniera progettuale, diciamo, centralizzata, cioè è partito con un progetto fatto dagli uffici del comune, ma confrontandosi con tutte le associazioni, diciamo, e gli stakeholder del settore, con degli incontri, erano quasi ogni 15 giorni, ovviamente online, dalle nostre case ragionavamo dei progetti che ci venivano presentati e ovviamente abbiamo in qualche modo potuto dare dei consigli e delle osservazioni. Il primo discorso che va fatto è questo: la rete. Lo diciamo sempre in tutte le occasioni. Per sviluppare la ciclabilità non bisogna pensare a realizzo il pezzettino, magari lo realizzo meravigliosamente, ma se io ho 500 metri di pista ciclabile meravigliosa non me ne faccio niente. Io devo avere chilometri e chilometri di spazi sicuri, eventualmente condivisi, per poter usare la bicicletta in sicurezza. Gli assi ciclabili e sulla possibilità che va fatto è questo, la rete. Ecco, ho avuto un ritorno, ok? Vado avanti, quindi è partita con questo disegno, diciamo questo è già il disegno di luglio che come vedete si è molto arricchito. In questo momento non tutti questi elementi sono stati realizzati, ma io per esempio adesso vi parlerò soprattutto la freccia, il cursore lo vedete sul video? Sì. Okay. Questo asse che è l'asse, diciamo, da Sesto San Giovanni, quindi Interland Nord di Milano, tutto Viale Monza e Corso Buenos Aires fino a Piazza San Babila. Questo è il primo asse che è stato attrezzato. Adesso è stata attrezzata anche gran parte della cerchia dei Navigli, una parte di questo asse che va invece verso ovest, si sta completando il collegamento verso Segrate, quindi verso est, diciamo c'è il tentativo proprio di realizzare. Ovviamente Milano ha una forma particolarmente facile da questo punto di vista, perché è veramente un cerchio con tante radiali. Ovviamente la geografia e la morfologia di Trieste è decisamente più complessa, però questo sta consentendo di avere una serie di direttrici che vanno verso il centro. Primo messaggio: queste cose vengono realizzate con la vernice di notte. Questo per dire che cosa? Che i costi sono bassi, il fastidio, tra virgolette, del cantiere, che sappiamo bene in molti casi crea grossissimi problemi, è tutto sommato limitato e la realizzazione è pronta veramente in pochi giorni. Poi l'andremo a migliorare, lo vediamo, è stato già fatto, andremo a intervenire, ma l'importante era dare, come diceva giustamente Federico, una risposta il più possibile veloce. Primo tema: ciclisti insieme a pedoni. L'essenziale è ragionare sempre in questi termini, quindi laddove c'era il parcheggio sono stati ampliati gli spazi pedonali, quindi erano i parcheggi a golfo, quindi quelli che mangiavano una parte del parcheggio sono stati restituiti semplicemente con della segnaletica ai pedoni. Dove c'era il parcheggio invece, diciamo quello più esterno, è stata fatta la ciclabile e questo parcheggio è stato spostato verso l'esterno. Io dico dove c'era un altro parcheggio, perché così era, che era la seconda fila. Quindi tutto sommato, e poi lo vedremo bene, la carreggiata utilizzabile per le auto non si è del tutto ristretta, in parte si è ristretta, ma non in una maniera, diciamo così, eccessiva. La parte di spazio per le macchine in movimento sostanzialmente è rimasta questa, però si è fatto un grande guadagno di spazio per pedoni e per ciclisti. Quindi appunto i vecchi marciapiedi, qui per intenderci c'erano le macchine parcheggiate, ovviamente è stato creato uno spazio di, diciamo, io lo chiamo per la spallata della portiera, per l'apertura della portiera, ma che è anche lo spazio perché la persona comodamente possa entrare in macchina senza rischiare di dare fastidio alla ciclabilità. Ovviamente l'utilizzo è stato sostanzialmente immediato. Quindi questa è una giornata dei primi giorni, tolgo il volume che magari può dare fastidio, vedete che in alcuni tratti la ciclabile torna verso strada laddove non c'è il parcheggio, invece nel tratto di parcheggio appunto è tra il marciapiede e il nuovo parcheggio. Qual era il nostro dubbio? Di sentirsi un po' imbottigliati qui dentro. Devo dire che con le dimensioni adeguate, perché vedete questo è uno spazio di circa 2 metri di larghezza, più 70-100 centimetri di spazio per la famosa portiera, è chiaro che è uno spazio godibile ed è uno spazio che consente il sorpasso della famosa ciclista tartaruga rispetto al ciclista lepre, cioè il ciclista che va piano magari perché sta passeggiando o non ha voglia di correre, e il ciclista che invece va al lavoro. Un elemento che a tutti ha sorpreso, a me per primo, queste corsie vengono rispettate, cioè una cosa da dire che è quella, no, famosa che si continua a dire ma tanto la striscia di vernice non serve a niente. Io per esperienza, e potete immaginare che il traffico milanese non è certo un traffico bonario, non so come dire, un traffico che lascia spazio. Conoscevo una collega di Londra che diceva ma voi avete un traffico particolarmente aggressivo a Milano. In effetti il milanese imbruttito, no, solitamente si palesa spesso se è in automobile. Però prova provata, qui siamo in Viale Monza, qui siamo in Corso Buenos Aires, la corsia viene rispettata. Ovviamente viene rispettata anche perché i numeri dei ciclisti di passaggio sono subito diventati importanti e quindi la visibilità del passaggio in bicicletta è stato subito un elemento a cui gli automobilisti si sono dovuti abituare. Ovviamente questo discorso sta cominciando a cercare appunto di collegare anche i comuni limitrofi per quel spostamento casa-lavoro che sappiamo essere essenziale per la mobilità ciclistica e per risolvere i problemi che giustamente aveva ricordato prima Federico del trasporto pubblico. Questo sistema fa sì che si possano anche correggere gli errori. Noi l'avevamo visto anche in fase progettuale, avevamo subito detto al comune che questo pezzettino di corsia, che probabilmente voi avrete visto su tutti i telegiornali e su tutti i giornali, perché ovviamente l'accanimento poi è stato sull'errore, perché diciamo da parte dei detrattori, e sono tanti, di queste soluzioni, era questa corsia che proveniva dal centro perché c'è un'immissione laterale che aveva dei tempi semaforici, scusatemi, venerdì sera fa questi effetti, dei tempi semaforici non compatibili con il flusso ciclistico. E quindi avevamo 2 flussi di auto che si intersecavano proprio di fronte al percorso ciclabile. Molto complicato, molto pericoloso. È durato 10 giorni, è stata osservata la pericolosità, si è agito sui tempi semaforici che avevamo già appunto messo in evidenza all'inizio, e quindi si è potuta togliere la corsia e fare un sistema, spostarlo più verso quella siepe verde e fare un sistema che funzionava. Questo non per la soluzione, ma per dire che cosa? Che bisogna cominciare finalmente anche in Italia a lavorare per prove. Fare delle prove, mettere giù di notte la vernice, verificare cosa succede. Se facciamo degli errori, li possiamo correggere in 2 ore successive. Se noi cominciamo a mettere cordolo, il doppio cordolo e guardrail, è chiaro che nel momento in cui faccio l'errore sono sostanzialmente spacciato. Questa è un'immagine dall'alto, lo vedete prima verso maggio la ciclabile stava cominciando ad arrivare, qui è la parte che arriva diciamo di fronte a Porta Venezia. Il messaggio è molto chiaro, restringere la parte carrabile per darla a pedoni e ciclisti. Quindi in questo modo si è riusciti a intervenire e in questo modo i numeri sono diventati subito esponenziali. Nei primissimi giorni di post-lockdown le scene erano assolutamente queste e durante tutta l'estate non hanno fatto che aumentare. Adesso chiedo se è possibile mandare quel video, il cui link ho mandato prima alla regia, se riusciamo... Eccoti qua, Valerio, per un po' non ti abbiamo sentito quando... Ah caspita, ho commentato, però il video si è visto? Sì, si è visto e si vedeva la bellezza di quella corsia ciclabile. Esatto, allora solo per dire che appunto non ho mai visto tanti ragazzi delle medie in giro in bicicletta come in questi mesi, da soli in giro per la città. Una cosa veramente strepitosa dal mio punto di vista, perché poi sappiamo che quelli poi saranno gli adolescenti che vorranno il motorino o gli adulti che vorranno il SUV, per cui avergli dato questa possibilità sicuramente è essenziale. Tante polemiche, tutte a dire che tanto le ciclabili non servono. Allora andiamo sui numeri. FIAB Ciclobby fa da 12 anni, 13 anni un censimento dei ciclisti, dei ciclisti milanesi, e questo è sempre stato un asse molto utilizzato, gli assi tra i più utilizzati della città, anche se prima era molto difficoltoso. Si vede abbastanza facilmente che i numeri sono più che raddoppiati. Siamo arrivati dai 3.000 passaggi al giorno ai quasi 7.000, più a questi vanno aggiunti circa 1.000 monopattini. Invece lo sharing è una percentuale, un numero diciamo all'interno di quei 6.700. Quindi numeri sicuramente importanti. Pensiamo a cosa sarebbe quel corso se ci fossero 7.000 auto invece che 7.000 biciclette, e quindi questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Valerio, è un po' quello che diciamo sempre, no? In realtà promuovere la ciclabilità è porta beneficio a tutti, a chi ha voglia e magari non lo fa perché ha paura di poter pedalare, ma in realtà gli stessi automobilisti ne beneficiano, perché vuol dire meno traffico, più fluidità, più parcheggi. Assolutamente, cioè io lo dico sempre, stiamo lavorando per chi non può fare a meno di utilizzare l'automobile. È anche questo, so che sembra un paradosso, ma è anche questo. Sapendo che negli ambiti urbani il 60% degli spostamenti è circa sotto i 3-5 chilometri, voi capite bene che noi dobbiamo spostare quella parte, non dobbiamo, tra virgolette, rompere le scatole a chi per necessità, per lavoro, sappiamo bene, ha l'impossibilità di non utilizzare l'auto. Noi dobbiamo toglierla perché appunto accompagna il figlio in macchina a scuola e poi torna indietro, per chi va a fare la spesa al supermercato a 500 metri, eccetera, eccetera. Due dati, come vedete i dati sono altissimi dei giorni di settembre, sfioriamo i 10.000 passaggi al giorno e ovviamente con una caratteristica molto chiara che sono i picchi durante le ore di punta. Quindi è chiaro che questo testimonia il fatto che è un utilizzo sostanzialmente casa-lavoro e quindi un utilizzo che può proprio togliere quel picco di automobili in entrata e in uscita dalla città. Quindi appunto, come dicevamo prima, è importantissimo, al di là delle polemiche, avere dei numeri, perché solo coi numeri si possono smontare le critiche, diciamo, infondate. Quindi adesso sono stati proprio da qualche giorno posizionati questi contatori bici. Come vedete sono rimovibili, quindi sono precari, poco costosi, servono proprio per dare una continuità di verifica delle varie soluzioni e contrastare il chiacchiericcio che dice, io non so, devo dire ho fatto una prova in questi mesi. Ho chiesto a tutte le persone che dicevano la ciclabile di Corso Buenos Aires è pericolosa, ho fatto una semplice domanda. L'hai utilizzata in bicicletta? Il 100% delle persone che dicevano che era pericolosa non l'aveva mai utilizzata in bicicletta. Quindi teniamo sempre d'occhio ovviamente i numeri. Altro aspetto, il progetto Strade Aperte. Prima di passare all'aspetto pedonalità, i numeri sono importanti, no? Il Comune di Trieste sta redigendo il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, e emerge nelle carte del PUMS un dato molto importante. Il 55% degli spostamenti urbani di Trieste hanno una lunghezza inferiore ai 4 km. Quindi questo è un numero che ci dice che degli interventi come sono stati fatti a Milano, potrebbero, come dire, far spostare una fetta importante di questi tantissimi, più della metà degli spostamenti, dall'auto privata alla bicicletta o anche alla pedonalità, perché veramente 4 km si può. 4 km veramente te la fai con una passeggiata piacevole, 4 km te li fai in un quarto d'ora, 20 minuti neanche in bicicletta, andando a meno di 15 km all'ora. Quindi sono proprio tempi e spostamenti che non hanno bisogno del mezzo motorizzato. Ripeto, facciamolo usare a chi deve fare per forza degli spostamenti lunghi o con dei materiali pesanti, ma poi si potrebbe parlare di tutto il discorso delle cargo bike. È chiaro che nel vostro caso un incentivo anche alla mobilità con la pedalata assistita può cambiare la situazione, ma io su questo credo siamo tutti assolutamente favorevoli, perché vediamo che comunque c'è un minimo utilizzo in una città come Milano, ma in una città che può avere alcuni tratti in pendenza, anche quello potrebbe essere un elemento da spingere, da incentivare. Non vi ho fatto vedere prima rispetto alla pedonalità anche su Corso Buenos Aires. Fate conto che prima ovviamente c'era un attraversamento pedonale ogni semaforo, quindi ogni 400, 500 metri, 300 metri. Adesso sono stati fatti gli attraversamenti in corrispondenza di tutte le strade laterali. Questo vuol dire anche avere degli attraversamenti pedonali. La velocità di Corso Buenos Aires è stata portata a 30 all'ora, dimenticavo di dirlo, tutti attraversamenti pedonali ogni 100 metri, 150 metri. Per noi che abbiamo abitato quel corso per tanti anni è come togliere un muro di separazione, perché per noi c'era il corso da una parte e il corso dall'altra, in mezzo il fossato. In questo modo invece la città si sta ricucendo. Come si sta un po' ricucendo in questo esempio che vi faccio vedere del quartiere Nolo, che è il quartiere dove sono nato e che adesso è diventato in qualche modo famoso, diciamo, di tendenza, dove c'è una scuola che si affaccia praticamente il cancello che vedete qui di spalle è l'uscita di una scuola, in questo incrocio che è sostanzialmente, come vedete, esistente totalmente uno spazio vuoto, diciamo uno spazio ad uso automobilistico, con anche la percorrenza del tram. Qui ci si è inventati una piazza che non c'era. con un progetto molto partecipato dalla cittadinanza, si è creata questa situazione. Tra l'altro questa è una delle prime piazze che sono state realizzate in questo modo, poi dopo il lockdown ne sono state fatte molto altre. Vi faccio vedere ovviamente grande attenzione alla comunicazione. Ecco, questa è l'uscita della scuola. Ovviamente prima i ragazzi uscivano in questo piccolissimo marciapiede. Adesso la piazza è a disposizione. Ovviamente ci sono stati messi arredi, panchine, vasi con alberi, i tavoli da ping pong, le rastrelliere per la bici, e l'uscita dei ragazzi da scuola è un'altra cosa. Il marciapiede, per intenderci, era più stretto di questa linea gialla, quindi ovviamente lo spazio è completamente raddoppiato e la vivibilità di questo spazio si vede da sola. Vi faccio vedere rapidamente un brevissimo altro esempio di spazio recuperato. Questa è un'altra filosofia, ma mi interessava farvi vedere invece. Questa è l'uscita della metropolitana da cui si accede al Politecnico di Milano, quindi grandi flussi di studenti, bar per gli studenti e quant'altro. Il parterre, cioè lo spazio di divisione fra i due sensi viabilistici del viale, era un grande parcheggio a cielo aperto, una parte è stato rimosso, bike sharing, tavolini, rastrelliere, l'uscita della metropolitana molto più comoda, e anche questo con della colorazione, quindi con un intervento a basso costo che è durato nella sua realizzazione. Questo è stato fatto completamente dai volontari, è durato 2 giorni la realizzazione di questo intervento. Ok, ho finito. Grazie mille. Grazie a voi Valerio, grazie mille. Cioè, io ci tengo a sottolineare, Milano ha iniziato a progettare questi interventi durante il lockdown ad aprile-maggio, e i primi interventi sono stati realizzati, Valerio, se non sbaglio, a fine aprile hanno cominciato e poi sono partiti in maniera seria da maggio a giugno. Interventi con segnaletica orizzontale, molto economici, che si possono aggiustare quando si sbaglia, interventi che danno benefici a tutti, no? Ripetiamo, promuovere ciclabilità per novità vuol dire anche dare maggior fluidità di traffico anche per chi non può andare in bicicletta o a piedi, ma vuol dire anche, ricordiamo sempre, salute, perché vuol dire mobilità attiva, promozione di attività sani, ma sono state secondo me bellissime anche le immagini di queste pedonalizzazioni, vuol dire anche una città a misura di persona, una città dove magari anche il commercio locale rifiorisce, no? Perché credo che in una strada riqualificata con l'arredo pubblico, con le panchine, con i tavoli ping pong, le persone ci stanno e ci stanno molto più. Guarda, in uno degli interventi che aveva seguito Matteo Dondé, che è un nostro collega che è, diciamo, particolarmente attivo sulle sperimentazioni in questo senso, avevano fatto vedere un'intervista dove una ragazza che aveva un negozio in una di queste zone, in via Rovereto, diceva: da 10 giorni entrano clienti che mi dicono avete aperto da qualche giorno, ed avevano aperto 3 anni prima. Questo per dire che ovviamente la pedonalizzazione aveva dato una visibilità al commercio che prima l'automobile non aveva dato. Perfetto, grazie mille Valerio. Valerio ci ha mostrato come concretamente in poco tempo, con risorse limitate, si possono veramente trasformare le città a misura di persona, con benefici per tutti, per il traffico, per l'inquinamento, per il commercio locale, e sono questi temi che saranno sicuramente centrali nel programma di Adesso Trieste, che vuole trasformare sicuramente Trieste in una città più ecologica e più a misura di persona, dove al centro ci siano il benessere dei cittadini, lo sviluppo del commercio locale e un'attenzione sempre più alta ai temi ambientali. Io adesso lascio la parola a Giulia, che presenterà il secondo ospite e la seconda buona pratica. Grazie Valerio. Un'altra cosa che è emersa con forza durante il periodo del post-lockdown, e anche che è rimasta soprattutto molto forte quest'estate e quest'autunno, è la necessità di vivere gli spazi verdi. E anche e soprattutto in questa crisi, ma sono degli spazi di cui comunque la cittadinanza ha scoperto e di cui si è riappropriata, e non solo vivere gli spazi verdi per piacere e benessere personale, ma anche come promozione di stili di vita attivi. Per questo abbiamo chiesto a Tiziana Cimolino, che oltre a essere portavoce regionale dei Verdi è anche medico di base, di raccontarci un po' dell'esperienza di Orti Urbani, sia dal punto di vista sociale che anche da un punto di vista di promozione degli stili di vita attivi e sani, e le chiederemo anche quali opportunità potrebbero esserci per sviluppare questa cosa meglio e più fortemente a Trieste. Allora, ciao a tutti, intanto grazie dell'invito, sono contenta di poter essere di qui e di poter parlare di questa nostra esperienza, che non è un'esperienza mia, ma è un'esperienza di un gruppo di cittadini che abbiamo iniziato insieme questa cosa circa 10 anni fa, nel 2011. Allora, diciamo che inizialmente l'idea di cominciare a fare degli orti urbani, di provare a vedere un attimino cosa si poteva fare nel verde urbano, è partita da una serie di associazioni che già hanno iniziato a lavorare un po' prima, proprio nel movimento per la difesa dell'acqua bene comune, cioè il tutto è partito un po' da questa tipologia di associazione. Dopodiché abbiamo lavorato sul referendum, abbiamo promosso il referendum e poi in questa esperienza abbiamo continuato con l'idea del continuare sul territorio a lavorare proprio sulle aree degradate, sulle aree dismesse, eccetera. E che fare? Insomma, nel 2011 la prima idea di un gruppo di persone, appunto c'era all'interno l'associazione Bioest, l'associazione Lega Ambiente, l'associazione I Ponte, tantissime, l'associazione Multicultura, l'associazione Pace e Convivenza Danilo Dolci, insomma ce n'era di tutto e di più, c'era l'associazione poi Italia Nostra, poi insomma tantissime associazioni che avevano sentito l'esigenza di fare una scelta di questo genere. Quindi a quel punto ci siamo trovati e abbiamo fatto una grande assemblea dove abbiamo invitato un po' le persone che avevano un interesse in tal senso, i semplici cittadini, a dirci appunto le loro opinioni su questo. Dobbiamo dire, a questa assemblea abbiamo invitato anche in quel momento l'assessore che in quel momento a Trieste si occupava di verde a Trieste. E abbiamo avuto un'affluenza enorme, cioè nel senso che a un certo punto avevamo un'assemblea super affollata con tantissime persone che chiedevano. E tutti quanti volevano sapere come si poteva fare, che fine avrebbero fatto gli orti dei comuni stessi, chi ci poteva dare un orto, eccetera. E a quel punto abbiamo fatto una sorta di processo partecipativo, ma in effetti poi una serie di assemblea nella quale, diciamo, le persone si chiedevano e si cercava una soluzione insieme. L'idea era all'inizio di chiedere al pubblico terreni, anche perché era un po' una storia di tutte le città, quella di creare degli orti comunali o provinciali, oppure orti delle ferrovie che venivano dati da questi enti pubblici e che venivano in qualche modo presi in affitto. Però si è visto che non era possibile. Non era possibile perché i tempi del pubblico sono molto lunghi, semplicemente per questo. Quindi fare bandi, decidere come dare alle persone un orto, era veramente un percorso difficile. Il tutto poi è successo durante appunto un incontro che una signora si è alzata e ha detto: ma io effettivamente ho un terreno che darei volentieri a qualcuno che se ne prenda cura. A quel punto abbiamo pensato che forse anche il privato poteva essere interessato a questo. Allora ci siamo messi un attimino a cercare chi voleva darci appunto, chi ci avrebbe potuto dare un terreno, chi voleva far adottare un proprio giardino, un proprio terreno a qualcun altro, e abbiamo messo in moto una macchina che dopo 10 anni effettivamente ha promosso più di 30-40 orti urbani, dobbiamo dire però orti comuni, perché in realtà noi ci chiamiamo Orti Comuni Trieste, perché l'idea è quella di non dare un orto a ognuno e poi chiuderlo all'interno di questo, ma l'idea è quella della condivisione, della collaborazione, della solidarietà. Quindi tendenzialmente noi prendiamo dei terreni che sono piuttosto grandi, ma se non grandissimi almeno abbastanza grande da poter dare a ognuno un pezzetto che possa naturalmente coltivare il proprio orto personale, però con degli spazi di condivisione. Quindi è obbligatorio fare festa, è obbligatorio leggere libri e l'orto deve diventare un po' uno spazio culturale, no? Dove la gente si incontra, sta insieme. Questo ha fatto sì naturalmente che costruissimo delle comunità fondamentalmente, dei condomini a rovescio, no? Dove naturalmente la gente si deve dare una mano, si fa un po' di compagnia, discuta delle cose, vede di fare delle scelte comuni, eccetera. E poi però l'idea è quella di far sensibilizzare tutte queste persone alla tutela ambientale e poi naturalmente alla tutela dei beni comuni. Quindi nelle varie, diciamo così, regolamenti, tra virgolette, di cui se uno vuole un orto, cosa dovrebbe fare in questo orto, che regolamento c'è, noi fondamentalmente diamo indicazione a tutti, anzi è obbligatorio, fare almeno una coltivazione di tipo biologico come minimo e non si può fare l'uso di agenti chimici, fertilizzanti, eccetera. Dopodiché noi stessi, cioè il gruppo storico, diciamo, fornisce la possibilità a tutti di fare gratuitamente dei corsi sull'orticoltura urbana, passando dall'orticoltura biologica alla biodinamica, poi abbiamo fatto corsi di permacultura, abbiamo fatto incontri naturalmente sia pratici che teorici, completamente gratuiti. La nostra collaborazione non è stata solo con i cittadini, con la quale insomma siamo abbastanza conosciuti, è facile, le persone ci chiamano. Di solito per avere un orto uno non ci sta poco tempo, nel senso che generalmente abbiamo sempre spazi per tutti, perché molte persone ci chiamano e ci dicono che hanno per esempio una casa con un orto, una vigna, che magari per anzianità, perché sono stufi, non vogliono più prendersene cura, e però lo stato dell'abbandono di questo bene gli dà un po', gli dispiace, gli fa tristezza, e quindi anche questa idea appunto di prendersi in casa, o se non in casa comunque su una propria proprietà, delle persone diverse talvolta può essere un po' magari difficile, e bisogna un attimino l'associazione in qualche modo, questo gruppo dell'associazione degli orti fa un po' da mediatore, per cui noi siamo in carico come gruppo, come associazione, in primis l'associazione Bioest, a mettersi come diciamo gruppo di garanzia verso il proprietario. D'altra parte le persone che entrano nell'orto diventano parte di questa associazione e quindi a loro viene chiesto all'anno l'iscrizione all'associazione, che è pari a 30 euro, e poi naturalmente l'assicurazione, che è obbligatoria, perché ci siamo dati questa indicazione, anche perché nei terreni pubblici che poi abbiamo avuto ed effettivamente siamo riusciti ad avere noi come tante altre associazioni, è sempre obbligatoria un'assicurazione personale. Cosa è successo durante questi anni? Beh, diciamo tante cose belle secondo me, perché prima di tutto abbiamo avuto la possibilità di interfacciarsi con tante realtà cittadine che hanno usufruito di questa esperienza, di questa possibilità, come per esempio le microaree, che da noi sono state sempre molto attive, con le quali abbiamo partecipato soprattutto per far sì che anche persone che magari avevano un disagio, avevano delle difficoltà, potessero accedere a queste tipologie di esperienze. In effetti, per esempio, in una delle nostre esperienze, il Pufforto, che chiamavo Casa dei Puffi, che è vicino alle Case dei Puffi, uno dei posti dove naturalmente è più critica il modo, insomma, la vita, perché effettivamente ha un'alta densità abitativa ma anche in condizioni di forte degrado. In questa zona, per esempio, abbiamo ospitato presso l'Orto tutti i corsi tutti i corsi che la microarea stava organizzando. Abbiamo organizzato con la microarea tutte le tipologie di uso dell'orto, anche quella quando c'era molto caldo e questi bambini abitano in questa specie di palazzi molto trasandati, brutti e anche sicuramente molto caldi d'estate, praticamente hanno fatto anche il campeggio nell'orto. Poi insomma, ne abbiamo fatti di tutti i colori, perché gli spazi sociali per noi è molto importante. Dopodiché questo concetto dell'autoproduzione noi l'abbiamo inserita, abbiamo voluto che si inserisse in quella che è il discorso della filiera dell'economia solidale, aderendo naturalmente a quella che era l'associazione del Forum Beni Comuni e dell'economia solidale, diventando poi un'esperienza ponte anche per quella che è diciamo l'esperienza dell'agricoltura sociale, per quanto riguarda il mondo delle cooperative sociali che ci sono nel nostro territorio, che sono una ricchezza molto forte, soprattutto nella realtà triestina ma anche in quella regionale, e che naturalmente lavorano sempre su un ambito sociale di solidarietà e di aiuto alle persone, ma anche di lavoro, quindi un lavoro che sia etico, che sia un lavoro che può dare una dignità e che può far sì che tutti possano vivere una buona vita. Quindi, diciamo, inserendo anche questa esperienza in un contesto, diciamo, solidaristico di questa rete di associazioni, abbiamo dato ancora più vita ad esperienze e a passaggi, diciamo così, di conoscenze tra tutte queste nostre persone, che in qualche modo questi nostri nuovi contadini che man mano si sono sensibilizzati a tutto questo mondo. Ma anche l'ente pubblico ha risentito molto di questa esperienza, perché attraverso le nostre, appunto, richieste siamo riusciti a sensibilizzare sia la provincia, sia a suo tempo, sia la regione, sia anche il comune, a sensibilizzarsi nell'idea di prendersi cura degli spazi verdi urbani, almeno per quanto riguardava sia le parti o zone così dedicate a orti o a spazi verdi, ma anche per esempio quelli proprio qua, interni alla città e magari molto più piccoli, che possono essere per esempio piccoli spazi verdi nelle piazze, piccoli spazi attorno alle case, ai giardinetti eccetera, che appunto attraverso l'adozione, noi abbiamo chiamato questa campagna Adotta un'aiuola, siamo riusciti ad ottenere. Il comune di Trieste a suo tempo ha anche cambiato una parte del regolamento del verde, che veniva chiamato titolo quinto, nella quale proprio ha inserito questo concetto, la possibilità di adottare uno spazio verde nel comune attraverso una domanda, quindi adottare un orto ma adottare anche in quel senso un'aiuola. Quindi questa parte qua dell'aiuola praticamente l'abbiamo data poi in qualche modo più in uso un'associazione amica che è Trieste Altruista, che poi si occupa di più di questa cosa. Basta fare una domanda, noi cerchiamo di aiutare le persone accompagnandoli in questo percorso di richiesta, ma chiunque vuole adottare un piccolo spazio di fronte alla propria casa di proprietà del comune o anche dell'ATER, perché è possibile farlo anche con l'edilizia pubblica ATER, oppure occuparsi in primis di una piccola zona verde in una piazza eccetera, può farlo. Quindi anche questo è stato un punto importante, quindi il cambiamento di un regolamento. In più abbiamo sensibilizzato con il discorso per esempio del pagamento della Tari, perché anche qui c'è proprio un emendamento che era stato introdotto nel rifare il regolamento della Tari, che chi aveva una compostiera può in realtà può scaricarsi il 20% della Tari, quindi cioè, non, pagare meno del 20% della Tari, cioè pagare meno, insomma questo, il concetto era importante, quindi una buona pratica che poi diventa anche in qualche modo un risparmio per quanto riguarda il denaro. Quindi tante cose sono state fatte appunto con questa esperienza, perché quindi ci si è rivolti al pubblico, al privato, e molti sono stati ad aiutarci, perché effettivamente l'esigenza era molto sentita, c'era proprio questa idea comunque che molte persone volevano mettersi in gioco, magari cominciando a fare l'orticoltore. Effettivamente non è difficile, basta, il nostro motto era vuoi un orto o hai un orto e non puoi, che vuoi condividere, chiamaci e cercheremo di aiutarti. Quindi è molto semplice il concetto, non ci vuole molto. L'avevamo pubblicizzato in vari modi, all'inizio appunto tramite proprio degli avvisi che mettevamo nei botteghini, che è il luogo dove era più vicino, di prossimità, era più vicino alle persone per potersi informare su questo. Dall'altra appunto poi abbiamo iniziato a fare soprattutto di più ancora quest'anno, che naturalmente era un anno un po' difficile per il Covid, abbiamo cercato di mantenere questa comunità degli orti sempre attivi, cercando per esempio di stimolare non solo l'informazione attraverso il web, ma poi quando è stato possibile abbiamo fatto tutte le nostre attività all'aperto, cioè nel senso che eravamo comunque immersi sempre nel verde e sempre all'aria aperta. Continuiamo appunto a cercare di parlare di beni comuni, di orti, e vediamo sempre più che poi le nostre ricchezze sono proprio le persone, che nelle loro relazioni, essendo comunque in qualche modo aperti verso l'altro, verso questo tipo di pensiero, ci portano loro stessi sempre nuovi progetti, nuove cose da fare. In effetti all'interno dei nostri orti da sempre facciamo tantissimi eventi, ma se li inventano i contadini, cioè nel senso che piano piano c'è proprio un'apertura verso una creatività collettiva, se vogliamo, e anche una sensibilità collettiva. Questo in fondo era un po' il nostro quello che volevamo come finalità del progetto. Dobbiamo dire che comunque una parte, un gruppo anche professionale è stato molto importante del progetto, perché da una parte la chiave, diciamo se vogliamo, ambientalista, con l'aiuto soprattutto di chi a Trieste di ambientalismo è pervaso e da tanti anni appunto ci può dare delle informazioni, ci può sempre essere utile, come l'associazione AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, che attraverso molte persone ci ha informato e ci tiene informato, perché il nostro, per esempio nei nostri corsi abbiamo sempre abbinato una parte diciamo molto domacia, come si dice, una parte molto stretta alla terra, ha sempre un'informazione di educazione ambientale, e questo naturalmente è stata proprio una ricchezza. Dall'altra abbiamo avuto la possibilità di avere sia architetti sia altro personale specifico, che è stato proprio importantissimo, perché oggi siamo in grado, nel momento in cui una persona ci dice vedo uno spazio verde dalla finestra, vorrei sapere se posso coltivarlo, a domanda noi attiviamo l'architetto, va a vedere di chi è, attiviamo la faccia tosta di turno che va a chiedere a questa persona se vuole darcelo, e attiviamo tutto un percorso di mediazione all'interno di questo tentativo di recupero dell'area. Però la nostra idea è che comunque ogni giorno, sempre, ci sono terreni in più, e questo generalmente ci dà la possibilità di pensare che questo progetto ormai cammina da solo. Grazie Tiziana per questo intervento, e speriamo che quindi si aggiungano molti altri orti, ma anche appunto che l'attività di sensibilizzazione e di educazione anche alla coltivazione, ma anche al verde, quindi educazione ambientale, si sviluppi e cresca ancora. Quindi abbiamo visto una buona pratica di interazione tra amministrazione, cittadini e associazioni, e questo ci introduce, perché c'è stata una parte in cui si è parlato appunto di un vantaggio sulla Tari, e quindi questo ci porta direttamente al terzo e ultimo argomento che tratteremo oggi, che è quello appunto dei rifiuti, per quale passo la parola a Federico, che introduce il nostro terzo ospite. Microfono. Sì, dopo ci sarà un po' di spazio per le domande. Allora, introduco quindi il nostro terzo ospite, Francesco Giraldi, laureato in Ingegneria per l'Ambiente e per il Territorio, master in Culture Ambientali e attualmente amministratore unico della ASA Tivoli, che è l'agenzia municipalizzata che gestisce i rifiuti a Tivoli. Quindi un tema importante, quello dei rifiuti, una competenza del comune. Tivoli ha in questi anni fatto una grossa rivoluzione sul tema rifiuti, veramente passando dal 17% della raccolta differenziata nel 2014, poi magari se i dati non sono precisi Francesco mi correggerà, fino al 2013, fino a quasi l'80% dell'ultimo anno. Abbiamo superato l'80% l'anno scorso. Fantastico. Trieste, sono andato a controllare sul sito del Comune Trieste. Trieste nel 2011 faceva il 22% di raccolta differenziata, attualmente siamo al 41%, quindi la metà di quello che fa Tivoli. Certo, Tivoli è una città di dimensioni diverse, ha quasi 60.000 abitanti, però ha nel suo comune anche un'attrazione turistica molto importante, la Villa Imperiale di Adriano, patrimonio UNESCO, che attira d'estate, ma non solo, moltissimi turisti, quindi una dimensione diversa. Ma quello che chiediamo, la prima domanda che faccio a Francesco Giraldi, e ringrazio di nuovo per aver accettato il nostro invito di essere qui oggi a raccontarci la vostra esperienza nel tema dei rifiuti, se ci racconti brevemente qual è stato il percorso che vi ha portato a fare questo enorme salto in avanti, da essere stati un tempo un comune sicuramente non virtuoso sul tema rifiuti, adesso invece tra i più virtuosi d'Italia. Sì, grazie a voi, è un piacere per me essere in questo consesso di ottimo civismo, così come poi tra l'altro era il contesto che ha visto nascere questa mia avventura professionale a Tivoli. 8 liste civiche che hanno poi battuto i partiti e che proprio sulla gestione dei rifiuti hanno incentrato soprattutto i primi 5 anni della loro amministrazione politica. Tivoli nel 2014, ancora a gennaio 2015, era in preda ad un'emergenza rifiuti paurosa, come e più grave di quella che vedete in molti municipi di Roma. Ancora oggi era tra il 10 e il 12% di raccolta differenziata, 60.000 abitanti che praticamente non differenziavano niente, e la Tari, la più alta del Lazio, con una società che aveva oltre 20 confrontato al piano finanziario annuale, era più del doppio della Tari annuale. Quindi era quasi fallita, un concordato preventivo, ed era più, ormai il più credeva, non avrebbero scommesso niente sull'azienda del comune. Un nuovo piano industriale, tutto incentrato invece sulla raccolta differenziata fatta bene, non solo porta a porta, ma anche di piazza, con delle iniziative volte a coinvolgere la popolazione nel vero senso della raccolta differenziale, che non è solo quello di aumentare la percentuale, ma è quello di fare bene al territorio, e quindi con una visione più ampia della semplice gara ad aumentare la differenziata, che investiva anche gli aspetti economici, perché i cittadini hanno potuto vedere fin da subito, quartiere dopo quartiere, che più aumentava la raccolta differenziata, più noi riuscivamo a trovare spazi economici per investire, e poi grazie alla vendita dei rifiuti abbiamo ottenuto le economie di scala che ci hanno consentito di salvare l'azienda, assumere nuove persone e ovviamente comprare i kit di raccolta differenziata fatti di buste semitrasparenti e pochissimi bidoncini, soprattutto nelle utenze condominiali, perché non è spargendo di bidoncini che si può pensare di fare raccolta differenziata. Ecco, questo poi passa per essere la vulgata dei tecnici del porta a porta. Il porta a porta non prevede uno spazio sui marciapiedi con bidoncini tutti colorati dappertutto che vanno a soppiantare i cassonetti. Quindi io è quello che mi auguro che succeda anche per voi, un porta a porta fatto seriamente, e che come a Tivoli, vi ripeto, in 5 anni ha consentito di passare dal 10 all'80% con un calo della Tari del 20%, nonostante gli investimenti siano stati sostenuti tutti, e un'assunzione del personale del 30% rispetto a quello già presente in azienda. Un dato su anche sui RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ho visto Trieste non ha dei dati molto incoraggianti, ha praticamente gli stessi RAE che raccoglie Tivoli, pur avendo 200.000 abitanti e avendo un contesto territoriale molto economicamente più votato alla rivendita e quindi alla produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. E quindi Tivoli ha il dato più alto, 6 kg pro capite all'anno, che più o meno è lo stesso dato, avendo 5 anni fa 1,8 kg pro capite all'anno, laddove in quegli anni addirittura questi RAE non solo non venivano raccolti dall'azienda, ma venivano invece dati, insomma, in maniera anche illecita ai Rom, che come sapete nel centro Italia, a Roma soprattutto, imperversano e dominano la scena di questa economia grigia di cui Lega Ambiente ha tanto parlato, definendola, ecco, appunto, un'economia illegale. E invece noi l'abbiamo battuta, siamo andati nei roghi che ancora fino al 2016 si facevano in alcune zone di Tivoli e Roma Est. Abbiamo prelevato il ferro esitante da questi roghi, il rame, proprio sfidando questi soggetti sul loro campo. Quindi li abbiamo affamati, li prendiamo tutti noi oggi, ricaviamo tantissimo dai RAE e raccogliamo quanto raccogliete praticamente voi lì a Treviso, a Trieste, con quasi 3 volte la popolazione. Quindi un altro dato importante è la riduzione della produzione di rifiuti. Voi avete oltre 500 kg all'anno di produzione, elevatissimo, al di là di ogni media nazionale e regionale. Noi abbiamo fatto delle politiche che hanno incentivato la riduzione della produzione di rifiuto. Per esempio a dicembre di quest'anno, grazie al coinvolgimento di Dismeco SRL, che è il nostro partner istituzionale in questa, ripetiamo per tutto dicembre 2020 Tivoli Miniera Urbana in versione plastic free, cioè sfruttiamo la raccolta dei RAE per incentivare l'acquisto di nuovi RAE, ma di nuove apparecchiature elettroniche, ma che deplastificano le abitazioni dei cittadini di Tivoli, quindi lavastoviglie, rasoi per la barba, yogurtiere per fare lo yogurt in casa, le brocche dell'acqua, che sono apparecchiature elettroniche che praticamente cancellano la necessità di andare a comprare l'acqua in PET dal supermercato. Ecco, quindi l'ASA, l'azienda che io presiedo, si è fatta un vessillo di queste buone pratiche di riciclo e di riduzione della produzione di rifiuti. Perfetto, quindi grandi risultati che avete ottenuto con la raccolta differenziata spinta, mi dicevi anche differenziata da zona a zona, ma anche cercando quindi di far sì che gli oggetti non diventino rifiuti, con dei mercatini, degli scambi, mi dicevi, con anche dei supporti a delle aziende, degli artigiani che fanno riparazioni. Sì, noi prima ancora che diventasse magari più semplice e anche un po' più di moda occuparsi di preparazione al riutilizzo e del riuso, pur non avendo le disponibilità economiche, abbiamo allacciato rapporti col piccolo commercio e con gli ecoartigiani. Ce ne sono incentivato, e adesso stiamo stipulando una convenzione con un grande franchising che si occupa di riutilizzo e preparazione al riutilizzo. E, grazie a queste iniziative, per esempio, siamo riusciti a dare sconti economici, per esempio, a cittadini che portavano le videocassette che sono destinate allo smaltimento, perché non si possono riciclare e recuperare in un altro modo, che le davano a questi ecoartigiani convenzionati con l'azienda. A seguito della riformulazione di una nuova vita per queste videocassette, che sono diventate per tanti, anche io a casa mia e anche in ufficio all'ASA abbiamo i portombrelli fatti con le videocassette, mensole, si fa di tutto con le videocassette, che sono dei mattoncini molto resistenti che con delle colle particolari e così come sanno fare gli ecoartigiani diventano nuovi manufatti, e quindi pesando l'oggetto nuovo costruito noi intervenivamo con un 10% di sconto quantificato sul peso che evitavamo di portare in discarica grazie al nuovo manufatto che nasceva. E quindi sono iniziative che i cittadini hanno apprezzato, per cui davvero, essendo stati coinvolti dal loro gestore pubblico in house, loro che ritengono proprio, hanno ben compreso che l'economia fatta di posti di lavoro, di discariche non più presenti in città, di riduzione della produzione, tutto questo sono tutta una serie di economie che nascono da tante ecologie di scala che abbiamo saputo ricreare sul territorio. Quindi una raccolta differente, cioè una gestione dei rifiuti che deve essere sì gestione mirata con un porta a porta spinto e magari differenziato da quartiere a quartiere, ma anche tutta una serie di servizi complementari. Parlavi, mi raccontavi anche di compostiere di quartiere. Sì, il compostaggio di comunità che ho sentito anche declinare precedenti. Noi nell'ambito dei rifiuti siamo stati il primo comune in Italia ad aver attivato, ai sensi del decreto ministeriale 266 del 2016, una compostiera di comunità, prima di 3 compostiere di comunità che pure sono state acquistate e sono installate, che servono per far diventare compost la frazione organica di rifiuti che arrivano da circa 80 famiglie, quindi sfavoriti per urbanistica a poter fare il compost, quindi in aree a vocazione condominiale abbiamo installato queste compostiere per dare lo sconto in tariffa. E Tivoli ha uno degli sconti più alti d'Italia, abbiamo il 30% sulla parte variabile della tariffa, anche a chi vive in condomini che non può fare, che non può allestire una compostiera domestica, che pure stiamo regalando anche noi con dei banchi progetti nostri. Quindi in questi contesti a vocazione condominiale non ci siamo arresi e abbiamo installato le compostiere di comunità. Perfetto, il tema rifiuti è sicuramente un tema molto complesso e andrà approfondito più a fondo, perché dovrà essere un punto centrale del programma politico di Adesso Trieste. Con Francesco siamo già rimasti d'accordo che faremo una puntata dedicata a questo tema, lo faremo a fine gennaio. Francesco, in una città come Trieste, tu hai un po' seguito, hai osservato un po' le dinamiche della gestione dei rifiuti. Quali sarebbero le tappe importanti per avere un programma ambizioso per la riduzione dei rifiuti? Imbastire un piano industriale e parallelamente un piano di comunicazione lungimirante e visionario, tecnicamente valido, che sappia cogliere, innanzitutto senza traumatizzare, mai togliere tutti i cassonetti dalle città da una settimana all'altra, da un mese all'altro, come tanti vanno professando. Per fare la raccolta differenziata si serve del porta a porta, ma il porta a porta non equivale a raccolta differenziata. C'è la necessità di leggere le peculiarità urbanistiche, viarie e ambientali del vostro territorio, per cui si può declinare una raccolta differenziata fatta bene. A Tivoli, per esempio, abbiamo un quartiere che è di 10.000 abitanti su 60.000 che fa l'80% di altri quartieri che hanno il porta a porta, ma senza il porta a porta, con delle ecostazioni stradali che sono state fabbricate per noi, che abbiamo progettato noi in ASA, che fanno addirittura la raccolta puntuale in strada, con un calendario uguale a quello del porta a porta. Quindi analizzare le peculiarità urbanistiche, viarie, ambientali e dare i servizi che i cittadini agognano e auspicano che prima o poi si facciano anche a Trieste. Perfetto, grazie mille Francesco per averci raccontato questa esperienza. Dovremo sicuramente approfondire tutte queste cose che abbiamo semplicemente accennato oggi. E chiedo dalla regia se ci sono delle domande per i nostri tre relatori. Potremmo partire dalla prima domanda per Valerio sulla ciclabilità, cioè quanto incide l'età media della popolazione sull'uso della bici. Eccomi, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, il discorso è complesso, nel senso che dipende veramente da situazione a situazione. Solitamente non c'è un'incidenza relativa all'aspetto fisico, c'è un'incidenza ovviamente relativa all'abitudine. E quindi le percentuali maggiori sono ovviamente nelle fasce giovanili, e poi c'è una sorta di buco, diciamo, almeno fino a qualche anno fa era così, e poi una ripresa in un'età, diciamo, più adulta. La cosa da dire ovviamente è che un sforzo fisico, un'attività fisica che si può fare a qualsiasi età e che dà innumerevoli benefici da un punto di vista soprattutto cardiaco e di controllo del peso molto importanti, che vediamo su moltissimi casi. Non a caso i paesi sviluppati, diciamo, da un punto di vista maggiore rispetto alla ciclabilità, come Germania, Olanda e Danimarca, hanno un'incidenza delle classiche malattie, quindi cardiovascolari, diabete, eccetera, e di tutti gli elementi legati all'obesità dovute alla sedentarietà molto molto alta, per cui è chiaro che il beneficio è importante. Facevo quel discorso di prima, eventualmente su determinati terreni e su determinate età ci si può tranquillamente, io sono per un assoluto sdoganamento della bici a pedalata assistita, proprio perché vedo che può far vincere in alcune età oppure in alcune situazioni fisiche quell'elemento di diffidenza che sicuramente frena in determinati usi. Grazie Valerio per la risposta. C'è una domanda sulla raccolta differenziata che però non sappiamo se riguarda Trieste o Tivoli, nel senso viene chiesto quale percentuale della raccolta differenziata viene recuperata e riciclata e quale va in inceneritore o in discarica. Se riguarda Tivoli, sì. Noi tutto quello che raccogliamo in modo differenziato va a piccole e medie imprese del circuito CONAI e non, che le avviano al riciclo e recupero. Al TMB e quindi dopo mentre nel 2014 ci andavano 32.000 tonnellate all'anno, 30.000 tonnellate all'anno, nel 2019 in previsione, nel 2020 ce ne andranno circa 5.000. Quindi abbiamo ridotto, che è circa il 20%, il 18-20% del totale, e quindi l'80% lo avviamo tutto al riciclo. Fatta bene una raccolta differenziata e quindi veicolata, ben gestita, ben avviata e ben condotta, riesce anche a garantire un coinvolgimento dei cittadini, siano essi in utenze singole, siano essi in utenze condominiali, per cui la qualità pure, oltre che la quantità del raccolto, è eccelsa, per cui a valle ci sono bassi o nulli costi di selezione, come accade per esempio a Tivoli, dove per esempio ne dico una su tutte, l'organico raccolto a Tivoli ha il 2%, per cui noi oltre alle compostiere di comunità ci permettiamo la possibilità, nonostante le difficoltà economiche che abbiamo risolto in questi anni, siamo riusciti a fare i primi investimenti coraggiosi in biocelle aerobiche che trattano l'organico per circa 300 tonnellate all'anno e che produce un ottimo compost, perché il materiale in ingresso ha una scarsissima frazione estranea, perché è ottimo di qualità, tant'è che gli agricoltori lo comprano subito e ci chiedono continuamente, si prenotano per prendere anche di fuori Tivoli, perché la qualità dell'organico è eccelsa. Quindi pochissimo va in incenerimento e tutto, l'80%, va alle filiere del riciclo e recupero con bassissimi costi di selezione. Leggevo di una domanda su Milano. Milano fa il 58% differenziata e ha una produzione pro capite altissima, molto più alta anche di quella di Trieste. Si parla di contesti metropolitani, per carità, però insomma, la città, quindi l'esborso economico per la conduzione del porta a porta, raccolta domiciliare è elevata, ci si attenderebbe per abbassare i costi dei ritorni economici molto più performanti, anche da città grandi come Trieste e come Milano. Ancora una domanda sempre a te, che fare se c'è un alto tasso di conferimento improprio dei rifiuti? Quali misure si possono mettere in campo in questo caso? Non capisco, alto tasso di conferimento improprio. Sì, cioè se molte persone, sì. Cioè, allora, se molte persone sbagliano, farla differenziata. Allora, i casi sono due. La sovrabbondanza rispetto al dato atteso va analizzata sapendo bene qual è il dato medio di produzione. Si fa un'analisi di benchmark sulla produzione provinciale, regionale e di comparto Nord Italia e si cerca di capire se questo rifiuto arriva da fuori comune e quindi sta smaltendo, raccogliendo anche altro da fuori comune o meno. Sulla qualità è chiaro che finché ci si ostina a tenere una raccolta stradale con un 50%, come vedo che è 40%, quella percentuale che si vede per Trieste pubblicata dai dati ISPRA, è chiaro che lì c'è un criterio di raccolta stradale che favorisce una bassa percentuale e l'arrivo anche da fuori a portare rifiuti differenziati, ma troveranno comodo andare a Trieste a buttare rifiuti indifferenziati, quindi è chiaro che non ci si può attendere di più da una raccolta stradale. I migliori casi in Italia di raccolta stradale, per esempio cito su tutti Treviso 5 anni fa circa ha iniziato la raccolta porta a porta, il comune di Treviso, ma partiva da una raccolta stradale già alta al 55%, quindi mentre Tivoli al sud Italia facevamo il 10% con la raccolta stradale, no? Capite? Se avessi potuto partire anch'io 5 anni fa col 55% avrei raggiunto l'80% dopo 2 anni, no? Invece dal 10 all'80% ci abbiamo messo lo stesso periodo di tempo che Treviso ha fatto per passare dal 55 all'80%, quindi onore e merito ai cittadini di Tivoli che hanno saputo affrontare questa sfida, questa rivoluzione dolce senza traumi che abbiamo visto grazie alla buona politica civica e grazie all'azienda pubblica. Grazie, adesso c'è una domanda per tutti e tre i relatori. Suppongo, dice un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so, che le periferie cittadine abbiano poco interesse per le bici e per il dibattito politico sui rifiuti. Suppongo che abbiano più interesse ad avere invece un loro spazio verde come gli orti. Chiede quindi a tutti e tre i relatori se si ritrovano in questa analisi e anche come pensano che si possa rendere i temi della mobilità sostenibile e del riciclaggio più sentiti dai residenti. Ah, ecco, di Enrico Maria mi dice, scusate. Chi comincia? Comincio io? Sì, vai Valerio. No, caspita, io credo che le periferie cittadine sicuramente abbiano, gli abitanti delle periferie abbiano sicuramente a cuore il miglioramento della qualità di vita dei loro spazi, che in alcuni casi appunto sappiamo bene sono state progettate male e probabilmente anche gestite in alcune fasi peggio. Ma questo secondo me riguarda anche sicuramente la mobilità, ma non intesa come spostamento, la mobilità intesa come riqualificazione dello spazio urbano, perché io credo che cambiare il nostro modo di muoverci vuol dire proprio considerare che la strada è uno spazio pubblico. Noi ci siamo dimenticati di questa cosa per troppi anni e possiamo con la mobilità in bici e la mobilità a piedi riconquistare, come abbiamo visto in quelle situazioni, lo spazio proprio per la vivibilità. I progetti che si stanno diffondendo a Milano riguardo lo spazio urbano riguardano soprattutto le periferie. Adesso noi abbiamo parlato di questo asse che arriva al centro, ma moltissime attività si stanno facendo proprio sulle piazze degli ambiti semiperiferici e periferici. Dopodiché il tema del verde è essenziale anche in una città. Il discorso degli orti, permettete di fare un brevissimo accenno ovviamente al discorso degli alberi. Noi dobbiamo ricominciare a progettare i nostri spazi urbani con una grande quantità di alberi, perché sappiamo bene che hanno importanza dal punto di vista del trattenimento delle polveri sottili e dell'abbassamento dei picchi di temperatura a cui in questi ultimi anni siamo sottoposti. Vado io? Sì. Prego. Sulle periferie, invece, per quanto mi riguarda, anche professionalmente, seguendo qualche altro comune, non è invece, è proprio da lì che si deve partire. Noi abbiamo scelto tra i quartieri con cui è iniziato il porta a porta proprio quelle le periferie dove il problema della migrazione del rifiuto dai comuni vicinori era particolarmente sentito e non mi risulta che siano meno attenti. Certamente, noto nella domanda dell'ascoltatore, sono più avvezzi a delle dinamiche di flussi anonimi di passaggio, si sentono un po' territorio di frontiera, però vanno assolutamente seguiti e loro mostrano attenzione alle tematiche territoriali, se gli vengono veicolate e se vengono presi per mano anch'essi per bene. Anzi, meritano un po' più di attenzione, perché effettivamente c'è un po' più di deresponsabilizzazione, però che abbiano meno interesse. E restiamo ancora con Francesco per l'ultima domanda, dopo chiudiamo questa diretta, è quella di come... aiuto? L'ho persa. Come affrontate a Tivoli la contraddizione tra garantire servizi di comunità ed essere SPA? Sì, in realtà ASA Tivoli SPA è una SPA, ma le obbligazioni non sono le quote in... sono la Tari dei cittadini. E quindi la finalità i vantaggi di realizzare un SPA anziché un'azienda speciale risiedono nella possibilità di fare dei progetti industriali, impianti e altri vantaggi, a differenza di società che hanno altra ragione sociale, mentre poi i comuni che invece vengono gestiti da SPA quotate in borsa e che magari hanno interessi per acquisire sempre maggiore quotazione in borsa, o addirittura proprietari di inceneritori e discariche, come ci sono molti player in Italia che hanno questa contraddizione, infatti, praticamente significherebbe mettere nelle mani dello stesso soggetto i rifiuti che dovrebbero essere raccolti e finalizzati a favorire piccole e medie imprese che si occupano del riciclo e del recupero, in mano agli stessi gestori che hanno invece quotati in borsa, perché devono far profitto dalla produzione energetica a bruciarli, e quindi ecco, da questo punto di vista sono d'accordo con i dubbi dell'ascoltatore. Non tutte le SPA nascono col buco, sì. Grazie, e in effetti su questo tema, che infatti è stato molto sentito anche dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori in questa chiusura di diretta, ci torneremo con un approfondimento specifico gennaio-febbraio, perché appunto c'è tanto da parlare anche riguardo all'inceneritore triestino, e quindi merita un approfondimento più tecnico e più specifico con molto più tempo rispetto a oggi. Quindi siamo in chiusura, ricorderei gli ultimi appuntamenti dell'assemblea, i prossimi appuntamenti dell'assemblea tematica, che sono il 5 dicembre per la passeggiata conoscitiva per gli aderenti ad Adesso Trieste e all'assemblea in particolare, in cui andremo a costruire i gruppi di lavoro. E il 16 dicembre invece avremo un approfondimento online sulle possibilità del comune e sullo stato di fatto attuale. Dopodiché avvieremo una fase di partecipazione sempre online su lavagne virtuali e una serie di approfondimenti durante il periodo natalizio, prima di ripartire a gennaio con gli appuntamenti dell'assemblea. Ringraziamo tutte e tutti per l'attenzione. E ringraziamo i nostri ospiti per questi bellissimi spunti che sicuramente ci saranno di ispirazione. Grazie Giulia, se permetti io ringrazio ovviamente anch'io gli ospiti che ci hanno dato veramente delle prospettive molto interessanti. Ringrazio anche Tiziana Cimolino che si è sconnessa, ma insomma ci ha seguiti quasi fino all'ultimo. Volevo solo ricordare a chi ci sta ancora seguendo in diretta, per chi non l'avesse ancora fatto e per chi fosse ovviamente è interessato, che c'è la possibilità di aderire ad Adesso Trieste andando sul sito www.adessotrieste.eu, trovate tutti i materiali utili ovviamente a fare questa scelta, il manifesto, lo statuto, tutte le informazioni necessarie, e trovate soprattutto il modulo nel quale appunto potete lasciare i vostri dati, darci qualche indicazione sui vostri interessi, tra cui appunto anche gli interessi tematici, che saranno poi la base sulla quale costruiremo il programma della nostra proposta politica, e versare la quota associativa di 15 euro. Gli appuntamenti li ha già ricordati Giulia, i prossimi, partiremo ovviamente nei prossimi giorni anche con le altre 3 assemblee tematiche sul sociale, sull'economia e sulla partecipazione. Nel frattempo direi buonissima la prima. Grazie ancora a tutte e tutti per averci seguito, e ci ritroviamo presto su questo canale e speriamo anche dal vivo. Un saluto a tutti, grazie Valerio, grazie Francesco per le utilissime cose che ci avete raccontato. Alla presto, a presto. Buona serata. Buona serata. Adesso Trieste.